giorni fa, non posso neanche dire dove, lo accompagna una giovane signora, sì, alla quale hanno sequestrato la bambina che aveva 8 mesi inalatamente. No. Sono passati 3 anni, stiamo cercando, a costo di libertà d'Italia, che devono avere. Ma la barbarie, il civismo verso la mamma, all'origine di questo è il sequestro da parte di questo Riolo. Per cui questa è testimonianza. Hanno fatto una testimonianza con il nostro amico Giuseppe Rauba, ridotto a un'ombra. Dunque, allora, mi pare che la sua vicenda incomincia proprio. Allora, dico, dal momento che adesso il dottor Riolo mi ha combinato tutte queste cose qua, adesso fa parte il dottor Capodici. Allora, io ho detto al dottor Capodici, inutile che vengo su, perché al limite veramente mi tenete dentro perché faccio un accenno. Allora, dottor Capodici, lei non deve cambiare il nome, cioè dottor Riolo, e mettere il nome suo. Perché lui mi ha detto, ma lei... Prima mi dava del tu, ho detto no, allora io con lei non ho mai mangiato forza asciutta. Rispetto per rispetto. Certo. Ecco. Ma lo sai, signor Giacomelli, che comunque io farò di tutto in modo e in maniera non prendere le cose sotto gamba. Allora, posso che non... Come, sì, prego. Come da quel che mi ricordo, questa vicenda di Trieste e di conseguenza sono amministratori di sostegno. È iniziato con l'impianto elettrico che aveva preso fuoco. Non, sì, ma con i ratti che camminava. Sì, sì, era un alloggio abbastanza discutibile. Ho tutti i documenti, Però ovviamente fotocopio, tutto quanto. Il rischio di intossicazione dei fumi dell'incendio è stata portata all'ospedale maggiore. No, semplicemente io ho preso 2 tavo. Da 2 milligrammi, 1 e 1. Vedo, con questa ansia, con questa persona, la massa di persone che avevo lì dentro. Beh, è chiaro, insomma, uno diventa agitato. Io ho dormito più forte e ho dormito più volte anche in albergo. Per a causa dei disagi della casa. Esatto. Però un giorno hanno portato al maggiore al reparto SPDC, il reparto psicologico. Esatto, perché ho chiamato io. Sì. Ho detto, essendo cardiopatica, che non mi succede qualcosa, anche se sono nel ramo, diciamo, infermieristico, medico, come vuole definire, mi sono spaventata, ho chiamato il 118, mi hanno portato in psichiatria. È stato zero, no. Ho detto, io sto bene. Infatti lei ha fatto presente... Ma senza passare per pronto soccorso, direttamente lì. Mentre lei aveva chiesto solo per scrupolo per la cardiopatia, no? Esatto. E invece è stata portata alla direttamente, ma senza passare per pronto soccorso. Senza l'abituale smistamento, no, del 110. Niente. E poi ciò che ci aveva detto una volta, che la mattina dopo... No, è arrivato... No, e immediatamente alla sera volevo uscire. Sì. Io ho detto, io mi sento bene, non ho problemi. L'unica cosa che mi sono spaventata, poi per che motivo devo rimanere qui? Che scherziamo? E devo aspettare, ma chi devo aspettare? Allora, lì dopo, e il fatto è che ti spaventano, chiamiamolo... E la polizia, chiamavo questo, ho detto, aspettiamo domani, e capita questo Riolo. È capitato con l'auto del servizio sanitario? Sì, è venuto lì, ho spiegato la situazione. Cioè è venuto lui all'ospedale? Sì, 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 è venuto lui personalmente. Questo Riolo è psichiatra del centro della Maddalena, no? Sì, perché il capone sentito... numero uno, sì, sì, per ho non sentito... dire di più. E per cui ho detto, guardi, è inutile parlare qui perché ci sono delle persone che la può mettere in agitazione. No, mi mette lei in agitazione. Io alla Maddalena non vengo. Ma così si può parlare tranquillamente. C'era l'infermiere e il signor Mario,
che ha avuto l'incidente fatale al gambo, insomma indifferente. Mi ha preso tutta la roba, ho perso una camicia da notte da 300 euro e mi ha buttato là, messa dentro in questo... Portalo su, questa è la tua stanza, stai tranquilla. No, allora a quel punto io no, avevo già lasciato il signor Scaragato Romano. Cioè praticamente si stavano comportando con una forma allora, di astuzia. Mi hanno tolto immediatamente il cellulare, la carta di credito, cioè il numero del conto corrente, me l'ha messo in coso, dove tengono i farmaci per psicopatia, no? Ho detto no, assolutamente. Allora mi sono vestita in furia. E dunque una serie di sequestri di... No, un momento, a parte quello, sono andate a controllare in banca senza che io non ho saputo nulla. Quella mattina praticamente dal centro di salute mentale a Maddalena lei è scappata lì. Certo, però volevano bloccarmi. Sì, perché c'era l'assistente sociale che mi ha messo le mani così, ma io ho chiesto bloccarmi. Aiuto, sì, per bloccarmi. No, io sono scappata e sono ritornata in... E dunque era in corso un sequestro? Era in corso un sequestro? È un sequestro di persone. Poi le hanno sottratto appunto la carta di credito? Sì. Sì, il cellulare, in maniera che non posso, perché avevo intenzione di chiamare il 113, perché io stavo parlando e tu non mi... Allora, ma dunque il sequestro era fatto ad arte, cioè allora, togliere il telefono, vuol dire non poter chiamare niente. Esatto. E ridurre l'impotenza. E ha preso il cellulare e voleva buttarlo contro il muro, poi dopo me l'ha richiuso. Ah, proprio con le, diciamo, con le buone maniere. Esatto, per cui guardi, ma quelle cose io ho dimenticato, io non voglio avere l'amministratore di sostegno, ma mi pare io so tutto quanto, è tutto scritto, le faccio vedere anche il mio diario che io scrivo praticamente le mie sofferenze che ho avuto precedentemente e anche ultimamente col signor Scaragato Romano che è a parte che aveva rotto già negli anni precedenti la porta, però lì è da cambiare la serratura, se io non ho la possibilità di cambiare la serratura può entrare chiunque. Però mi pare che questa vicenda dell'amministratore di sostegno è una conseguenza di questo tentato sequestro al centro salute mentale. No, questa vicenda principiata. L'amministratore di sostegno è molto amica del dottor Iolo. Uh-huh. Adesso non c'è più, però mi hanno portato via dai miei soldini 1.400 euro per premio dell'amministratore di sostegno Guglielmoni. Ah, ma guarda, perché questi valorosi amministratori di sostegno sono quasi sempre avvocati e tutti dicono che fanno beneficenza. Non è vero, non è vero, assolutamente. Io ho tutte le carte, Sì. Perché sa che io non mi perdo. Ho tutte le carte, tutto scritto, e 800 di qua e 1.400 dall'altra parte, ma che scherziamo. Perché non può cambiare la salute? Con quali soldi? Questo è il punto. Perché... Sei tutto bloccato. Da chi? Da questi amministratori? Beh, chiaro, dal giudice Panetti. E quindi lei non può usare le sue risorse? No, niente. E dunque non è una persona libera? No. Io ho agli arresti domiciliari. Agli arresti. Io ho sentito da altri che non interdicono, anche intercettano la corrispondenza, non hanno nemmeno no, ma anche la posta viene sviata, la posta centrale ha i nominativi delle persone che la cui corrispondenza viene intercettata. No, quella lì ancora no. Ecco, perché altri però purtroppo... su questo io ho già avvisato sia lei che anche da Giuliana
che ho intercettazioni. Ho avvisato e la polizia mi ha detto vado in tribunale, sono andato in tribunale, verificato. E il motivo cosa sono delinquente? Lo so. In tribunale in che ufficio è stata per questa questione? No, mi sono consigliata con una mia amica che lavora in carceria sì. E lei mi ha mandato da un giudice di pace che non ricordo il nome. Comunque ha detto signora, è stato una è stato scritto. Comunque si può togliere benissimo perché è una persona corretta. Per che motivo? Uh-huh. Adesso è stato tolto. No, me l'hanno tolto. Perché dovrò fare la stessa cosa. Me l'hanno tolto adesso. Questi ultimi episodi, poi mi diceva Giuliana, che io sono stato anche fuori Trieste appunto per dare una mano a altre vittime di questo sistema, sì. Perché sembra che fra psichiatria e certa parte della magistratura c'è un'intesa. Se Federico Frezza, che è mio amico, mi ha detto Eva, io non posso fare nulla perché sei un'amica e avrai un altro magistrato. Non so come aiutarti, mi sono rivolta a Roberto Di Piazza e mi sono rivolta all'assessore Grilli. Io ho fatto movimenti dappertutto. L'assessore Grilli segue proprio le politiche sociali. No? Esatto. Però perché non devo guardarmi i miei soldi? Perché non posso andare a comprarmi un paio di scarpe? Ma anche la serratura, per esempio. Ecco, la serratura è la cosa principale. E io vivo... Questa notte alle 2, sa quante volte che mi suonavano il campanello? È la polizia che suona il campanello. C'era un periodo di tempo che non suonavano. Poi hanno suonato la scorsa settimana, appena uscita dall'ospedale, è entrato un maresciallo di Via Docchi e mi ha detto abita qui il signor Maddalena. Signora, no, Maddalena, Madonna. E ho detto, no, guardi, qui, questa è la roba mia. E ho fatto vedere tutto il contratto, perché io tengo tutto portato in mano, in maniera che... Perché l'esperienza... Per banco. E ho fatto vedere, va bene. E dopo si è parlato d'altro, così, insomma. Comunque è una persona molto corretta, molto gentile. E l'ho anche spiegato questo caso qua. Ma perché non viene in Via Locchi a fare la denuncia? Ma sa quante denunce ho fatto? Io ho detto, ma scusi, chi mi paga i taxi? Con quei due sardini che prendo? Neanche per mangiare. E mi rivolgo alla chiesa. Dai. Di quanti euro puoi disporre? Io? Attualmente? Sì. 75 euro, non mi è sufficiente. 75 al giorno? No, a settimana. 75 euro per settimana? Esatto. E questo dipende dal fatto che è sottoposto a un amministratore di sostegno? Perché da Guglielmo mi ha fatto. Quanto aveva da prima? Non da Fontanotto. Ma... Mi scusi, devo prendermi una birra sì, perché... Aspettavo il ragazzo. Sia così gentile, grazie. Non lascio perdere nulla. Possiamo tornare un attimo sulla vicenda. Riolo. Riolo ha scritto dei documenti a proposito di quel suo... il primo episodio che risale a lui, a suo interno. Devo andare a prendere io la sera, sono andata a ritirare via il Sì, ma senza vedere i documenti, lui ha scritto qualcosa. Ma no, non ci sono elementi. Sì. Non ci sono. Perché anche il dottore dell'acqua, ho parlato anche con dell'acqua. Anche in questi ultimi tempi? Pavacco, sì. E lui cosa dice? Ecco, signora, lei non ha bisogno. Dopo che sono ammalata con l'enfisema polmonare ho avuto il ricovero per la gamba, eccetera.
Comunque io ho parlato con lui, che scherziamo, ho detto, ma scusi un momentino, professor Dell'Acqua, ma qui stiamo giocando, il dottor Liolo come si permette a scrivere determinate cose non vere? Lei come mi sta giudicando? No, non merita queste cose qua, cercherò di fare qualcosa, dovevo ritornare, non sono ritornata perché sono andata a finire dalla Salus e poi dopo a Casinale. Dovevo avere un attimo. Alla fine mi ha dato a una cafferatina. Sì. Mi era andata. Devo andare a ritirarla, sì, sì, che l'ho lasciata prima. Sì, sì. Comunque l'ha già vista. Dalla cartella clinica cosa risulta? È una persona pericolosa. Siamo a rischio, no, stando qui con lei. No. Visto che non è. Non gode della, no, sua libertà, che è un diritto umano e costituzionale. A prendermi la borsettina. Sì. Che è lì. Che ore sono? Che non mi vada via. Non vorrei perdere perché sono documenti importanti. Sì. Mi sono andata in via Giustiniano e lei, questo amministratore sostegno glielo hanno imposto e lei desidera liberarsi. Chiaro. A me sembra che sia una perdita di diritti umani costituzionali di avere una persona che decide della nostra vita. Ma lo shock è di farmi l'iniezione, di chiudermi in una stanza, di farmi un'iniezione vestita, di chiudermi in una stanza portandomi via tutto quanto. E questo è stato quel giorno prima? Questo è stato il dottor Liolo? Tutto, sì, Liolo, sì, sì. Vorrei vederlo perché gli do una mazzata in testa. E dunque sta, a me sembra una cosa veramente grave questa, di prendere una persona contro la sua volontà e vestita, gli hanno dato un'iniezione mentre parlavo con lui. Ma no, si era ingrata con psicofarmaci. Mentre parlavo con lui stavo chiamando il 113, mi porta via il cellulare, volevo buttarlo contro il muro. Sì, sì. Ho detto metta lì prima che succeda qualcosa, posi il mio cellulare, niente, l'ha chiuso e mi hanno chiuso in una stanza, mi hanno portato in quattro. Poi dopo 10 minuti, e poi? Dopo dieci minuti hanno aperto la stanza, perché ho detto, insomma, battevo la porta, apritemi, già che soffro di claustrofobia, e trovarmi chiusa là dentro, si quasi che sofferenza. E comunque le hanno fatto un'iniezione tutta la causa, sì, contro la, sì, sua volontà, esatto, ovviamente, sì, ci può fare. Sì. Certo. Però non è che mi abbia fatto effetto, Talmente, sì, però, appena uscita quell'altro lì mi bloccava sulle scale, il psicologo, ma che fa? È venuto contro questo signore, cioè ex compagno. E dunque volevano trattenerla sotto sequestro. Esatto. No, e ho sequestro di persona. Sì, sì. Io ho fatto la denuncia di questo. Ha fatto la denuncia alla, certo, Procura della Repubblica, certo, oppure con un avvocato? No, alla Procura della Repubblica, perché ho tutto fotocopia. Poi lei lo sa che io non mi perdo, no? Sì, sì, lo so. Mi ha capito. Adesso, dal momento che da Guglielmoni è molto amica di Liolo, la Fanelli molto amica, sono tre amici, e insomma. La Fanelli è magistrato? Sì. Guardi, non le do neanche questo fogliettino qua, ma gliel'ho detto, Le ho portato le scarpe rotte e la suola era rotta, gli ho portato un fogliettino, ho detto non ho soldi per comprarmi le cose di prima necessità, allora devo andare in un bar,
rubare le salviette per quello che mi serve e le ho portato lì. E ha risposto? No, è rimasta di vita. Allibita. E quindi in pratica è una cifra che concordato, cioè che questa amministratrice di sostegno le concede 75 euro per settimana, sì, che derivano dalla sua pensione, immagino. Sì, dai suoi... miei soldi, insomma, pensioni che ho reversibilità e di invalidità a causa delle gambe, la schiena che ho avuto l'intervento, ma non c'è scritto nessuna parte che io sono demente. E quello è il problema, è quello che nessuno si prende l'incarico perché non ci sono elementi. E il suo reddito che fine fa? È tutto in banca. Io ho avuto una eredità. Però lei non può usare no, i suoi no, niente. Io ho avuto una eredità di mia zia, che l'avevo anche detto, si ricorda? Sì, sì. Ecco, ho avuto una eredità di mia zia. Io ovviamente quei soldi io li ho messi una parte, li ho messi nella banca di Piazza Garibaldi, poi è saltato fuori, chissà come, ho messo lì una parte, sono in quella che non venga registrata, non è certo, però quelli non li posso toccare perché sono bloccati. E quelli là di Piazza Garibaldi, la Guglielmoni è andata a prenderli e li ha portati in Piazza Cavallo. Li ha spostati? Li ha spostati, perché io ho fatto un divieto in maniera di poter andare a ritirare, no? Sì. Perché avevo chiesto un piacere a mio padre. Ho detto, papà, guarda, ti metto a nome tuo quando ho bisogno e prendo fuori, che in più a mio padre di tutti quei soldi lì io ho dato anche a lui, che non ha bisogno, mio padre non ha bisogno, mi sa dire loro per cortesia che lo perdono. Sì. Non ce l'ho. Cosa, avete la macchina? Sì, qua nel garage. Luna. No, perché avanzo dei soldi della sarta. Mezzogiorno 30. Vabbè, è una vicenda. E devono prendere anche i documenti lì. È una lunga vicenda di soprusi, però di questo. Noi abbiamo un amico che forse riesce a ottenere la revoca dell'amministratore di sostegno e ha usato, come si può dire, si è appoggiato